Buongiorno, dalla parrocchia Santi Pietro e Paolo in IV, trasmettiamo ora in diretta la Santa Messa. La Santa Messa è celebrata dal Reverendo Padre Don Erminio Urbano. Da tutta la nostra comunità, un augurio di una santa domenica. In questo giorno di festa, carissimo Padre Albano, sono qui presenti i bambini che si sono preparati per ricevere Gesù e Eucaristia per la prima volta. Sono i bambini del gruppo degli Arcangeli, accompagnati dai loro genitori e familiari, e si presentano al Signore sostenuti dalla preghiera di tutti noi e di tutta la comunità. I loro nomi scritti nel nostro cuore. Ora sono parte integrante del Signore, che si dona oggi a ciascuno di loro nel sacramento eucaristico. Dopo 3 anni di preparazione, possono ora accostarsi alla mensa eucaristica. Noi catechiste siamo grate al Padre misericordioso, perché ci ha guidati in questo percorso e con gioia li presentiamo a voi, Padre Albano, e alla comunità parrocchiale. Chiediamo a Dio, nostro Padre, di rendere la loro vita docile alla sua opera, per crescere in età, sapienza e grazia. Siete certi che siano preparati? Sì, possiamo attestare la loro preparazione. Con la grazia di Dio, la sua benedizione, e per intercessione di Gesù, nostro Signore, nell'azione dello Spirito Santo, noi accogliamo e ammettiamo con gioia questi bambini del gruppo Arcangeli a ricevere per la prima volta Gesù nell'Eucaristia. Auguri. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Con fratelli e sorelle carissimi, e voi piccoli che state per ricevere l'Eucaristia, il Signore
ci ha convocati per spargere nei solchi della nostra vita il seme della sua parola, perché portiamo frutti di giustizia, di carità e di vita eterna. Per accogliere questo dono di grazia, purifichiamo il nostro cuore da ogni attaccamento al peccato. Potente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Noi ti lodiamo.
preghiamo. O Padre, che a piene mani semini nel nostro cuore il germe della verità e della grazia, fa che lo accogliamo con umile fiducia e lo coltiviamo con pazienza evangelica, ben sapendo che c'è più amore e giustizia ogni volta che la tua parola fruttifica nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto imponente, lo pianterò sul monte alto di Israele, metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Parola di Dio. Grazie a Dio. È bello rendere grazie al Signore. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. È bello rendere grazie al Signore. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. È bello rendere grazie al Signore. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi. Per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è malvagità. È bello rendere grazie al Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene
che in male. Parola di Dio. Seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo, chiunque trova Lui ha la vita eterna. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno della spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunziava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Ancora una volta, ripete anche a voi, genitori e bambini, che 3 anni sono passati. Tanti giorni ci hanno aiutato a trovare quella conoscenza che ci ha portato a questo giorno per i bambini e per i genitori a ricevere l'Eucaristia. Fino adesso voi piccoli vi siete arricchiti della parola. Avete ascoltato la parola, è arrivato al vostro orecchio la parola Gesù. Oggi questa parola
si trasforma, questa parola diventa pane, diventa sangue, diventa il corpo e sangue di Cristo. Una nuova realtà viene in voi, un nuovo personaggio si presenta a voi e dice: prendete e mangiate, prendete e bevete, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, perché diventa cibo e bevanda nella vostra vita. È Gesù che ripete queste parole attraverso il sacerdote, attraverso colui che è stato autorizzato e qualificato a continuare il ministero di Cristo. Andate e fate questo in memoria di me. Da questo momento voi avete la certezza di ricevere quanto volete colui che per amore vi ha scelti ad essere suoi amici, ad essere i confidenti suoi, a partecipare di questo altare, di questa mensa alla quale ci possiamo nutrire e ci possiamo dissetare. È bello, abbiamo detto insieme, è bello rendere grazie al Signore. Ognuno di noi dovrebbe ogni giorno rendere grazie al Signore di quello che ci ha dato, di quello che noi siamo. Che cosa ci ha dato il Signore? La vita. Ci ha dato l'amore. Ci ha dato ogni bene che noi desideriamo. È il bene più bello, il dono più bello, la gioia più grande è proprio questa: essere parte della nostra vita, diventare una sola cosa con noi attraverso appunto l'Eucaristia, o quelle che voi chiamate in questo giorno la prima comunione, il primo incontro reale, vero, con Cristo, il Figlio di Dio e Figlio di Maria. Questo incontro con Gesù ci deve far ricordare quelle che ho detto anche domenica scorsa e anche alle altre persone: io entrando in chiesa perché c'entro? Perché vado a messa la domenica? Per avere amore, incontrare amore. E una volta che ha ricevuto l'amore, una volta che si è incontrato con questo amore Gesù, che cosa deve fare? Portare agli altri. Noi riceviamo questo seme, diventiamo questo seme per portare che cosa? Frutti, e frutti abbondanti. E a quest'albero che è cresciuto devono trovare riposo, ombra, refrigerio, riposo tutte le persone. Allora il vostro incontro con Gesù per la prima volta, che viene ad essere nel vostro cuore e a restare nel vostro cuore, e dipende dalla nostra condizione con la quale noi ci dobbiamo accostare a Gesù, non deve essere soltanto un'occasione provvisoria o temporanea, ma se vogliamo crescere, maturare, e come avete ascoltato nella presentazione,
E come tante volte noi leggiamo dalle Sacre Scritture e in particolare dal Vangelo, noi dobbiamo crescere all'ombra di questo albero. Il nostro albero, qual è l'ombra? Quale albero noi dobbiamo prendere l'ombra? È la Chiesa. È la Chiesa che ci aiuta a comprendere, a capire, a conoscere veramente quello che noi siamo e quello che abbiamo ricevuto. Rendere grazie al Signore per la vita ricevuta, per la vita spirituale che abbiamo ricevuta attraverso il Santo Battesimo, che ci dà la certezza di poter ricevere gli altri sacramenti. E uno di questi sacramenti è appunto l'Eucaristia, che sotto le apparenze del pane e del vino noi realmente riceviamo il corpo e il sangue di Cristo. Voi come l'ho confermato questo? Come confermate che voi realmente ricevete nel vostro cuore il corpo e il sangue di Cristo? Con la semplice parola, con una paroletta che sembra insignificante, ma che è tanto senso e significato. Quella parola, amen. Quando il sacerdote dirà: ecco è il corpo di Cristo, ecco il corpo e il sangue di Cristo, voi come rispondete? Amen. Che cosa vuol dire? Che io veramente ricevo e prendo e accolgo nel mio cuore quel Gesù che è stato proclamato l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E allora, terminando questi brevi pensieri, sperando che siano tanti semi che scendono nel vostro cuore e che il vostro cuore possa lasciare crescere questo seme e possa diventare albero per poi raccogliere frutti di opere buone che devono rendere la vostra vita capace di dire: veramente io ho incontrato il Signore e Gesù fa parte della mia vita. Attraverso queste parole, attraverso questo pensiero, il vostro cuore si apra al Signore. Rendetelo generoso nell'accogliere Gesù. Siate veramente come Gesù quando era piccolo nella casa di Nazaret, alle dipendenze di Maria e di Giuseppe, che cresceva e si fortificava con l'aiuto dei papà e delle mamme. A che cosa? In che cosa Gesù cresceva? In età. Nella sapienza e nella grazia. Voi ci credete? Allora, se ci crediamo, mettiamoci all'opera, mettiamoci in azione e camminiamo veramente verso la casa del Signore e andremo nella casa del Signore per incontrare quest'amore, questa gioia e poi portarla come piccolo Gesù nelle vostre case, nei luoghi in cui voi vi incontrate con le persone. Allora concludiamo dicendo a voi qui presenti bambini tanti, tanti auguri. Ad multos annos. Auguri. Siamo.
per rinnovare le nostre promesse battesimali. E ad ogni frase rispondiamo: rinunzio o credo. Cari ragazzi, genitori, tutti voi parenti qui presenti, ringraziamo il Signore per il dono del battesimo, che ci fa far parte della sua Chiesa, fondata da Lui, diffusa dagli Apostoli, santificata dallo Spirito Santo. E in nome di questa fede e di questa speranza e carità vi domando: rinunziate a Satana? Rinuncio. E a tutte le sue opere? Rinuncio. E a tutte le sue istituzioni? Rinuncio. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, Figlio di Dio? Credete nella Chiesa, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. E allora, ripetiamo insieme con me: questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, animate dallo Spirito, con rinnovata fiducia, presentiamo le nostre preghiere a Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo, sua parola definitiva, in cui abbiamo la salvezza. Preghiamo e diciamo insieme: venga il tuo regno, Signore. Per il Santo Padre, Benedetto XVI, che presida nella carità il Santo Popolo di Dio, affinché proclami sempre con fiducia e fortezza la parola del Signore, che è via, verità e vita. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i presbiteri, i diaconi, le persone consacrate, i fedeli laici, affinché dalla frequentazione quotidiana con la parola di Dio traggano la luce necessaria per discernere la volontà del Signore. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i poveri, gli anziani, gli ammalati e quanti soffrono nel corpo e nello spirito, affinché trovino sempre nella parola del Signore la sorgente della loro consolazione e la ragione della loro speranza. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per tutti gli uomini di buona volontà, il Signore conceda di ascoltare la chiamata a far parte del regno di Cristo, affinché, servendo il Signore, i fratelli siano veri seminatori di pace e di gioia. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per tutti noi qui riuniti, affinché nella verità delle vocazioni e di ministeri sappiamo riconoscere nelle scritture la sorgente pura della vita spirituale. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per la santificazione universale del beato Don Giustino Maria Rissolillo. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Padre Santo,
Guarda la Chiesa, Santa Assemblea, convocata dalla tua parola, sostienila nel suo pellegrinaggio terreno e accogli la sua incessante preghiera. Per Cristo nostro Signore. I bambini offrono le particole che si trasformeranno nel corpo di Gesù, che tra poco riceveranno per la prima volta. Essi si impegnano a portare la sua pace e il suo amore a tutti quelli che incontreranno. Thank you.
una coppia di genitori porta all'altare l'acqua e il vino. Il vino si trasformerà nel sangue di Gesù, offerto per la salvezza dell'umanità. Un'altra coppia di genitori offre questo cesto di doni come aiuto concreto per le persone bisognose, ricordando l'insegnamento di Gesù: c'è più gioia nel donare che nel ricevere. Fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino dona all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te il lino di benedizione e di lode. Dio onnipotente ed eterno, tu hai creato l'uomo, il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, creatore e padre, per Cristo nostro Signore, noi con tutti gli angeli del cielo
innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventa per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Ricordati dei tuoi figli che oggi per la prima volta raduni alla mensa della tua famiglia nella partecipazione al pane della vita e al calice della salvezza. Concede loro di crescere sempre nella tua amicizia e nella comunione con la tua Chiesa. Renderla perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Benedetto XVI, il nostro Vescovo Gennaro e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettila a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver pari a te alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidate dallo Spirito del Signore e illuminate dalla sapienza del Vangelo, rivolgiamo al Padre la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Amen. Scambiate un segno di pace. Sia la pace con voi.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, partecipare alla presenza, ma di soltanto una parola e lo Spirito Santo. Il regno di Dio è come il granellino di senape, che si fa albero e offre riparo agli uccelli del cielo. Dopo che i bambini avranno ricevuto l'Eucarestia, anche i genitori potranno ricevere l'Eucarestia dal sacerdote. Per i parenti, i nonni e per coloro che si trovano nel salone a fianco, verranno due ministri ausiliari dell'Eucarestia. Maria.
prima di concludere questa celebrazione eucaristica in cui i vostri figli hanno ricevuto per la prima volta Gesù nell'Eucaristia, un grazie sentito a voi genitori che avete collaborato alla buona riuscita anche di questo giorno in cui tutti quanti siamo stati radunati intorno al Signore per ringraziarlo per questo dono. Ai bambini, sperando che sia l'inizio di un cammino nuovo e che possono essere nella vita la gloria del Signore e lo splendore della Santissima Trinità. Vi affidiamo a Maria, nostra mamma, la regina della pace, la regina delle famiglie, colei che gratuitamente ha dato il suo figlio perché potesse diventare veramente vera bevanda e vero cibo per nutrirci e dissetarci durante il cammino della nostra vita terrena. Affidatevi a lei, raccomandatevi a lei e camminate con lei mano nella mano. Un grazie ai catechisti che hanno svolto questo loro compito, questa missione, accompagnando i vostri figli a ricevere in questo giorno Cristo, il Figlio di Dio e il Figlio di Maria. Ai ministranti che hanno dato più decoro alla celebrazione della Santa Messa e ai cantori che hanno così voluto rendere più solenne con il canto questo momento di gioia che ha invaso, che ha coinvolto tutti quanti noi. E non poteva essere diversamente se non partecipassimo anche noi a questa gioia senza trascurare neppure coloro che stanno filmando questa celebrazione e che sarà inviata, mandata in TV web. È vero, giovanotti, quindi tecnici, gli operatori, cameraman, regista e tutti che hanno reso veramente questo giorno un giorno particolare. E allora, con abbraccio fraterno e sacerdotale, dica a voi e a tutti quanti voi auguri e continuate ad essere vicino al Signore. Preghiamo. Signore, la partecipazione a questo sacramento, segno della nostra unione con te, edifichi la tua Chiesa nell'unità e nella pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Thank you.
Anna. Fabiana. Sara Caputo. Matteo. Benedetta. Angela Cavallo. Chiocca. Rosa Chiocca. Now what?